GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Grande, grande. Italia 1! When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Isola de Canarias, mejor equipo del mundo. All eyes on us. All eyes on us. Nella giornata di sabato 25 e domenica 26 maggio ha avuto luogo presso il circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara, la 24 ore Endurance di Pomposa, una speciale gara dalla durata di 24 ore totali, con in più un'ora di prove ufficiali cronometrate, che ha decretato poi la griglia di partenza della stessa corsa. Ben 24 il numero delle squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia, con la partecipazione di alcune squadre straniere, tra cui la Spagna, Gran Canarie. La macchina organizzativa della 24 ore Pomposa Endurance è stata impeccabile, regalando così a tutti i partecipanti un evento unico nel suo genere. Prima che la competizione avesse inizio, tutti insieme, piloti, team manager, organizzatori e spettatori, hanno ballato l'Harlem Shake in forma di benvenuto ed in modo veramente divertente. Con lo terrorista! Un briefing iniziale, in cui è stato illustrato il regolamento dal titolare della pista ed organizzatore Marco Bondi, è avvenuta la pesatura dei piloti, in modo tale da rendere omogenee le prestazioni di tutti i go-kart. Questa è la seconda edizione della 24 ore. Purtroppo è iniziata con un po' di pioggia, ma le previsioni danno in miglioramento. Abbiamo 24 team iscritti, fra breve ci saranno le prove cronometrate, adesso i piloti stanno svolgendo le prove libere, purtroppo con la pista leggermente umida. Fra un po' avremo le prove cronometrate e poi dopo la presentazione delle squadre con la foto di gruppo inizieremo con la 24 ore. Quest'anno abbiamo avuto la novità di usare per la prima volta in Italia i kart della Sodi RT8, carte molto affidabili, trasmissione a cinghia, quindi e adatti anche per queste condizioni così meteo. La risposta è stata positiva, sono ben 24 team per una media di circa 200 piloti. Come verrà svolta la gara nei dettagli? Allora, nei dettagli ogni team potrà mettere in pista un proprio pilota al massimo per 30 minuti. Abbiamo un controllo elettronico che ci dirà quali saranno i team che sforeranno. Ogni pilota deve avere la propria zavorra perché il kart è molto sensibile alla differenza di peso. Quindi alla partenza della 24 ore, cambio pilota ogni 30 minuti, zavorra per ogni pilota, tempo minimo di permanenza ai box e poi niente, rifornimento previsto ogni 2 ore e mezza e in caso d'assistenza abbiamo un recupero dei kart e un'officina centralizzata per sistemare i kart che dovessero avere qualche problema durante la gara. Ci sono altri programmi? Sì, i programmi sono sempre tanti. E comunque per quello che riguarda l'Endurance avremo la 500 miglia che sarà il 12 e il 13 di ottobre. La sfida di questa 24 ore Endurance di Pomposa inizia con un'ora di prove cronometrate, dove viene definita poi la griglia di partenza. Al primo posto si posiziona il team Target All Driver, estremamente carico e motivato, seguito a ruota da Team Volmar, poi Orsetti Volanti 1, Vicenza Kart Indoor, Pastina & Friends, Ciao Racing, Poli Position Corse, Lamone Corse, SC Racing e Fan Race 1.
Queste quindi le prime 10 posizioni dei team in partenza. Siamo trovati molto bene col kart, comunque con la pioggia secondo me va molto bene questo tipo di telaio e è andato tutto per il meglio, siamo riusciti a fare la pole position. A questo punto si parte con la vera e propria gara. In questa 24 ore è obbligatorio precisare che per ciascuna squadra occorre effettuare il cambio dei piloti ogni mezz'ora, ovviamente autogestiti dal proprio team manager. La partenza è esaltante, con 24 kart che si danno battaglia. I primi momenti della sfida, altamente adrenalinici, vedono un susseguirsi di sorpassi dal contenuto spettacolare e molto professionale. Sin dall'inizio sembra dominare il team Orsetti Volanti, partiti veramente a razzo, insieme a Target All Driver e a seguire Ciao Racing, Vicenza Kart Indoor, Pastina & Friends, SC Racing, All In, Fun Race 2, Persi Corse e Team Volmar. Questa appena elencata è la classifica per quanto riguarda le prime 10 posizioni in classifica a gara appena iniziata. Siamo messi molto male, 19esimi, speravamo molto di più, però abbiamo avuto delle defiance quando la pista era abbastanza bagnata, però cerchiamo di recuperare con i cambi. Siamo quarti? Però partendo dal fondo. Speriamo di recuperarlo ancora, eravamo noni prima, adesso siamo quinti. Siamo primi. Manca ancora un po' di tempo, magari ci rivediamo più tardi, ci rivediamo fra qualche ora, adesso siamo lì a pochi secondi di vantaggio. Da segnalare che le lotte sono molto accese, con continui cambi di posizione in tutte le parti della classifica. Dopo 4 ore, ecco la classifica. Al primo posto Orsetti Volanti, poi Target All Driver, Vicenza Kart Indoor, Ciao Racing, Gran Canaria Karting Club, SC Racing, All In, Fun Race 2, Emilia Racing e Team Volmar. Alle 8 ore la situazione cambia, sebbene non di molto. Si susseguono a ruota Orsetti Volanti, che è sempre al primo posto, poi Target All Driver, Vicenza Kart Indoor, Ciao Racing, SC Racing, All In, Team Volmar, Emilia Racing Team, Persi Corse, Gran Canaria Karting Club e via via tutte le altre, fino alla 24esima posizione. Come sta andando la gara? Stiamo in rimonta, adesso abbiamo il cambio pilota, miriamo nella nottata di recuperare ulteriori posizioni, quindi non ci perdiamo d'animo, visto che la partenza è stata un po' sotto l'acqua, un po' combattuta, abbiamo avuto un po' di battaglie, un po' così, adesso siamo in un buon recupero, quindi insomma, siamo contenti della gara, di come sta andando. Diciamo abbastanza bene, saremmo in che posizione? 15esima. Sempre partendo dal basso, no, ma comunque dai, ci stiamo divertendo, una bella serata, il tempo si è messo al meglio, bene, dai, andiamo avanti, aspettiamo domani mattina. Poteva essere un po' meglio, abbiamo avuto dei problemi con il kart, l'ha messo a posto e niente. Porcheria qui noi altri. Adesso stiamo un po' recuperando, speriamo che, insomma, non siamo neanche alla metà gara, andare a domani alle 3, speriamo di recuperare ancora. Dopo 19 ore e una notte di gara piovosa, la situazione subisce nuovi cambiamenti. Ai primi 10 posti troviamo Orsetti Volanti, che rimane il leader indiscusso, Target All Driver, che segue a due giri, Ciao Racing, che sopravanzano il team Vicenza Kart Indoor, poi a seguire Pastina & Friends, che sono autori nella notte di un grande recupero, sesta posizione poi per SC Racing, a seguire All In, Emilia Racing Team, Fun Race 2, Fun Race 1, che è in rimonta. Adesso faccio sul turno e niente, stiamo andando bene, siamo contenti.
almeno 5 ore è stata dura, soprattutto per il tempo, molto difficile. Per ora siamo sesti, vediamo di andare avanti. Cosa vi aspettate? Di mantenere questa posizione. Molto bene, dai, siamo pronti di nuovo. Siamo tardi, no, non lo so. Che peccato è già finita, esatto, ci stiamo divertendo un sacco, non siamo messi molto bene, però l'importante è divertirsi, è stato bello, una bella esperienza, peccato, faremo altre 24 ore noi. Magari 48 se 48. Grandissima esperienza, come diceva lui, è la mia prima esperienza, molto bella, molto attiva, è un grande gruppo, siamo ultimi ma con onore. Molta partecipazione, molto spirito di squadra. Il tempo ha condizionato molto purtroppo, ma come tutti del resto, però contento e soddisfatto anche se ultimo. Sono arrivato prima! Vengo anch'io a correre per Top Fuel Racing! È uno spettacolo! Devi spedire della merce e non ne puoi più per le estenuanti trattative? Semplice! Trova trasporti.it, il servizio gratuito che ti permette di visualizzare centinaia di preventivi in tempo reale. Con un click visualizzi, valuti e confermi. E per dettagli e pagamenti verrai direttamente contattato dal vettore che hai scelto. Spedisci dalla semplice busta all'intero bilico di merce in tutta comodità e sicurezza. Allora, dove è finita la merce che dovevi spedire, eh? Capo, tranquillo, merce spedita e già consegnata, grazie a trovatrasporti.it. Per le tue spedizioni risparmia tempo e denaro con trovatrasporti.it. iIn, leader per tablet, PC, iPhone, televisioni HD ed elettrodomestici. Grazie alla continua evoluzione ed ampliamento della gamma, con il miglior rapporto qualità-prezzo. iIn, prodotti altamente performanti, con prezzi accessibili per soddisfare ogni esigenza. iIn, in collaborazione con i più importanti siti a livello mondiale, controlla tutte le fasi di realizzazione e produzione dei prodotti. iIn, prodotti all'avanguardia, anche nel design. iIn, nato per sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati. La corsa procede, smette di piovere e nelle ultime ore tutti i team manager si giocano le proprie carte vincenti per cercare di recuperare più posizioni possibili nella parte conclusiva di gara. La tensione e la concentrazione da parte di tutti i piloti e team manager è ancora altissima, seppur siano passate oltre 20 ore di gara. È alla 24esima ora e al 986esimo giro che il team Orsetti Volanti 1 può alzare il braccio sotto la bandiera a scacchi in segno di vittoria. Piazza d'onore per i sempre competitivi Target All Driver, che terminano la corsa a 5 giri dai leader. Terza piazza per il team Veneto Vicenza Karting Door, abilissimi nel finale a sopravanzare i bravi ragazzi del team Ciao Racing. Quinta piazza per Pastina & Friends, velocissimi da metà gara in poi. Sesta posizione per SC Racing, in settima chiude All-In e in ottava Fun Race 2. Terminano la corsa in volata Persi Corse, Fun Race 1 e Team Volmar.
dodicesima posizione per Emilia Racing Team, che nel finale perdono alcune posizioni. Tredicesima piazza per Gran Canaria Karting Club, anche loro nel finale perdono terreno dai leader. Quattordicesima posizione per Lamone Corse, poi T-Kart Racer, Poli Position, Orsetti Volanti 2, GF Car, Pomposa Dream Team, Verona Indoor Karting, Scuderia Pratello, Ventura Air Trucking Motorsport, Team Simonelli e a chiudere la 24esima posizione 862 Simon e la sua banda. Il giro più veloce della corsa è stato autografato dal team Orsetti Volanti 1 in 1 minuto 16 secondi e 681 millesimi. Andiamo ora, amici di GoKart TV, a rivivere i momenti più significativi di questa 24 ore Endurance di Pomposa. From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down to the... From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down to the... di Pomposa, siamo felicissimi, è andato tutto bene, alla prossima e grazie a Bondi e a tutti. È andata bene, abbiamo rischiato, ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto fino alla fine, con un po' di fortuna ce l'abbiamo fatta, dai, è andata bene. Gara, tutto il team ha lavorato benissimo, ha fatto un gran lavoro per i cambi eccetera, noi non abbiamo fatto errori, alla fine secondi, bene. L'abbiamo vinto anche quest'anno, no? Siamo contenti. Ringrazio tutti, i miei compagni di squadra, gli organizzatori, la Sony, tutti quelli che hanno corso e gli sponsor. Urla, no? Da segnalare che le sfide sono state intense e spettacolari in tutte le parti delle classifiche. Il folto pubblico del circuito di Pomposa ha avuto davanti a sé una gara avvincente ed emozionante. Il lavoro di squadra è ciò che rende speciale queste tipologie di gare e a creare il divertimento sono anche gli slogan bizzarri adottati dai vari team partecipanti per dare sprint ai propri piloti. E come precisato dal titolare del circuito, Marco Bondi, nuovi e molteplici saranno gli appuntamenti che coinvolgeranno le squadre intenzionate a gareggiare in pista.
Noi di GoKart TV ringraziamo tutto il professionale staff del kartodromo di Pomposa per l'ottimo lavoro svolto ed inoltre tutti i partecipanti presenti a questa spettacolare gara endurance durata per ben 24 entusiasmanti ore. Per conoscere quali saranno i prossimi eventi del circuito di Pomposa potete collegarvi al sito www.circuitodipomposa.com. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Uè, ma mi assomiglia, ma sono io, sono Riano, il capomeccanico della Formula 1, ma cosa ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, GoKart TV, una cosa spettacolare, eh? È la prima web TV in onda 24 ore su 24, qualche roba, tematica, sui go-kart. Come mai go-kart? Perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci, per il futuro della Formula 1, ma si capisce. Cosa troviamo su questo sito, che è uno spettacolo, è velocissimo, adesso te lo spiego. La web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. Poi allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocartv.com. Correte subito sul sito, è uno spettacolo! Oh, ma lui è già andato! I'm gonna rock your world! Il caldo tarda ad arrivare. Ad aumentare le temperature ci ha pensato la famiglia Giardelli. Giada e il suo professionalissimo staff hanno infatti realizzato un esclusivo kartodromo indoor a Colico, a pochi passi dal lago, ed in data sabato 25 maggio è andata in scena una strepitosa inaugurazione di questo bellissimo impianto, realizzato in stile racing. It's got to be funky. L'Arion Motorsport, imponente struttura immersa nello sfondo verde delle montagne della provincia di Lecco. Questo circuito indoor è destinato al divertimento proprio per tutti, dai piloti professionisti e non, che vogliono testare le proprie abilità lungo questo tracciato di ultima generazione. Il 25 maggio siamo qui con Giada Giardelli all'inaugurazione del nuovissimo kartodromo Lario Motorsport. Chiediamo da dove nasce l'idea, Giada. Buongiorno a tutti, l'idea nasce da una passione di mio padre per il mondo dei motori in generale. Da quando mio fratello corre in kart abbiamo visitato queste strutture, questi kartodromi, abbiamo avuto l'idea di costruirne uno nostro e abbiamo messo il nostro impegno per fare tutto al meglio, infatti crediamo di esserci riusciti. Che cosa può trovare l'ospite all'interno del vostro kartodromo e che tipo di eventi organizzate? Il nostro kartodromo è stato pensato per accogliere ogni tipo di persona, dai bambini agli adulti. All'interno del nostro kartodromo si possono fare delle semplici gare come compleanni o eventi aziendali e pensiamo anche di entrare all'interno di alcuni campionati di kart indoor. Tutte le persone che vengono nel nostro kartodromo credo che possano trovare un momento di svago e di divertimento. L'inaugurazione non poteva andare meglio. A renderla indimenticabile è stato sicuramente l'altissimo afflusso dei cittadini, che, curiosi ed eccitati all'arrivo di questa nuova attrazione, non hanno perso l'occasione per riunirsi in un pomeriggio fatto di sport, divertimento, adrenalina, velocità e relax. L'Ario Motorsport è una pista di kart indoor che si estende su una superficie totale di 5.000 metri quadrati, dove si sviluppa, su due livelli, un circuito di oltre 600 metri. L'impiego di moderni kart a motore vi permetterà di cimentarvi in vere e proprie gare. Con la visualizzazione istantanea dei tempi in pista, le vostre sfide saranno avvincenti fino all'ultimo secondo. L'Ario Motorsport è il luogo ideale dove passare il vostro tempo libero all'insegna del divertimento e della velocità in tutta sicurezza. Che siate in compagnia di amici o della vostra famiglia, la possibilità di gareggiare per tutti, grazie ad una flotta di kart dedicati anche ai più piccoli. We'll be right back.
Matteo, quali sono le sensazioni della prima giornata di inaugurazione? Nuove sensazioni, tutto entusiasmante, la gente sembra apprezzare gli sforzi che abbiamo fatto per realizzare il cartodromo e divertimento per tutti comunque. La pista è piaciuta? Tutti i piloti, anche nella gara dei professionisti all'inizio, hanno apprezzato la pista che ha uno sviluppo di circa 600 metri con due sali e scendi, larghezza adatta a tutti i sorpassi, i piloti si divertono sia i professionisti che gli amatori e quindi siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto. Dopo un brindisi di inizio attività, gli ospiti hanno potuto assistere alle gare che hanno per così dire battezzato l'imponente pista. Sul tracciato si sono sfidati i piloti professionisti del karting e non solo, come il velocissimo Stefano Cucco. La struttura è stata realizzata in maniera esemplare dal tecnico Paolo Gagliardini. Siamo con Paolo Gagliardini, artefice di questo circuito. Com'è strutturato? È un circuito anch'esso innovativo che fa parte dei circuiti PGK. Ha due sopraelevate, per cui anche massima adrenalina e massimo divertimento. È un percorso molto molto veloce, anche se ha una parte tecnica, per cui vedremo veramente dei piloti divertirsi e competere alla grande. Quanto è lungo il circuito? Siamo sui 550 metri, di una larghezza di 6 metri e abbiamo un sistema di telemetria che deriva dalle competizioni. Abbiamo anche la possibilità di rilevare 3 intertempi e quindi di essere veramente al top come comunicazione tra i piloti e il pubblico che assiste alle gare. Luogo improntato al tempo libero, grazie anche alla presenza di un ottimo servizio bar e ristoro gestito da Stefania Nonini, già proprietaria de Il Beccaccino, ristorante molto rinomato della zona. Siamo qui con Stefania, la gestione del bar all'interno della struttura. Che tipo di eventi organizzate? Compleanni, cene aziendali, qualsiasi tipo, siamo disponibili a qualsiasi tipo di evento per tutti i clienti del cartodromo. Poi è anche una pizzeria, è gestita da me e mio marito, che abbiamo anche un ristorante, il ristorante Beccaccino, che è qua vicino. Don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up a cup. L'impianto gode anche di un'area bimbi a cui affidare i più piccoli per un pomeriggio in tutta tranquillità. La giornata di inaugurazione ha avuto inizio col tradizionale taglio del nastro, a cui hanno preso parte anche il prete del paese e il vice sindaco, il signor Fomasi. Siamo col signor Fomasi, il vice sindaco. Vediamo che cosa ne pensa di questo nuovo tipo di attrazione, che tipo di risposta si aspetta da parte dei cittadini. Potete vederlo magari già alle mie spalle, credo che sia una delle più belle piste di kart al mondo. E il fatto che sia stato fatto a Colico è una cosa molto positiva per il comune, perché amplia la nostra attrattività turistica. Colico è una cittadina vocata agli sport, soprattutto all'aria aperta, dal calcio al surf, alla vela, tennis. Abbiamo molte strutture, ma questa completa un po' la nostra offerta, quindi potete vederla, secondo me è veramente fatta benissimo e credo che riuscirà ad attrarre un bacino d'utenza che va dalla Valtellina alla Val Chiavenna e tutto l'Alto Lario, magari anche da Milano. E mi aspetto una buona rispondenza da parte dei cittadini, perché so che ci sono anche dei gruppi o anche delle aziende che organizzano anche per passare delle serate con i kart per divertirsi, o anche aziende che per i dipendenti organizzano serate di questo genere. Diverse sfide hanno dato modo ai vari piloti di testare il circuito ed estreggiarsi lungo rettilinei e sopraelevate. Tutti soddisfatti, grandi e piccini, sono scesi dai kart ancora carichi di adrenalina.
baby's the truth, the truth. I'm like inception, I play with your brains, I don't sleep or snooze. Divertentissimo, kart, sono molto veloci, si possono fare tanti traversi, ritornerò sicuramente. Molto divertente e ne vale la pena venire a provare e spero che funziona bene sto posto. Come ti sono sembrati i nuovi kart? Belli e belli veloci. È stata la prima volta che andavo con i go-kart ed è stato molto divertente e spero di venire anche un'altra volta e più volte. Presenti all'evento anche Marcello Da Campo e Katia Mattagoni, soci creatori dell'applicazione per smartphone sponsorizzata Il Loco, che si fa app, utile ai giovani in cerca di locali e punti di incontro nella provincia. Noi di GoKart TV ringraziamo tutto il professionale staff del kartodromo indoor Larion Motorsport di Colico, in provincia di Lecco, per la stupenda struttura creata e per la fantastica giornata inaugurale. GoKartTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.